nonostante lo sforzo investigativo e il risultato conseguito consistette appunto nell'arresto di marzo e nei due arresti odierni, ancora però non è stato accertato con certezza quale sia appunto il movente che ha portato queste tre persone ad ammazzare Francesco Fiorillo il 15 dicembre del 2015 e siamo quindi soltanto ancora nel campo delle ipotesi. Una serie di investigazioni di carattere tradizionale che hanno portato al punto la certezza di quello che ha fatto. Sì, assolutamente. In seguito all'arresto di Zuliani avvenuto nel marzo del 2018, gli uomini della squadra mobile e del servizio centrale operativo hanno comunque avviato tutta una serie di accertamenti di tipo tradizionale finalizzati a individuare chi fossero le persone vicine a Zuliani in grado di aiutarlo, che avrebbero potuto aiutarlo nel commettere questo gesto. L'intuizione investigativa è stata quella di verificare quale fosse l'autovettura utilizzata da Zuliani privo di patente per giungere sul luogo dell'omicidio. È stata effettivamente individuata un'autovettura e, chiedendo alla compagnia assicurativa se fosse munita di black box, si è quindi accertato che effettivamente c'era un GPS e da quel tracciato noi lo abbiamo analizzato, grazie anche alla collaborazione del servizio di polizia scientifica, e abbiamo collocato quindi l'autovettura di uno dei due soggetti arrestati nella giornata odierna sul luogo dell'omicidio, sia il giorno dell'omicidio, sia 5 giorni prima, dove la macchina ha effettuato una sosta di 6 minuti per evidentemente effettuare il sopralluogo. Antonio Zuliani, durante appunto la sua carcerazione, ha deciso di rendere alcuni interrogatori, nel corso dei quali lui si è dichiarato innocente, dando una sua versione dei fatti in merito al cercando di giustificare la presenza di quei guanti sulla scena del crimine. È una versione dei fatti che secondo noi non è comunque logica, e allo stesso tempo però ha fatto i nomi dei due arrestati odierni, quindi D'Angelo e Ramondino, dicendo che loro erano stati appunto invece gli autori materiali dell'omicidio e secondo lui la presenza del guanto sulla scena del crimine è legata al fatto che i due, come ritorsione nei confronti di Zuliani per non aver voluto partecipare all'omicidio, avrebbero appunto posto questo guanto sulla scena del crimine, guanto nell'ambito del quale c'erano appunto i residui di polvere da sparo, semplicemente perché Zuliani dice di aver provato le pistole che loro avrebbero dovuto utilizzare per l'omicidio, pur però non avendo partecipato all'omicidio.